Ciao ragazzi, bentornati. Allora, siamo diventati dei pellegrini. Esatto, perché abbiamo stretto il patto dei pellegrini dell'oscurità. Che sono solo pellegrini, in realtà. In pratica, dove c'è questo vecchietto, lo troverete tre volte nel gioco. Una volta trovato tutte e tre le volte, vi permetterà di fare questo patto oscuro. E questo patto oscuro, in pratica, vi farà entrare in tre baratri. Esatto. Questo è il primo e si trova alle rovine buie, praticamente dove ci sono quei leoni con le asce. Esatto, e dopo dove cadi sulle travi. Esatto, ed è il primo. Dove avevamo salvato l'olifante, là più in giù. Sì, esatto, dove c'è anche poi lo scorpione gigante. Sì, tutta quella storia lì. Qua ci chiederà un'umanità. Sì, ora spalanca le profondità, la squadra attende. Acquista oggetto. Ah, vediamo cosa. Il patto ce l'abbiamo già. Vediamo cosa vende anche le umanità questo, vedi, anche i falò ascetici e delle cose. Allora, noi gli consegniamo un'effigie umana per poter entrare. Esatto. Consegni l'effigie umana? Sì. Ricordiamo che è molto molto difficile, che noi l'abbiamo fatto una mezza volta. Esatto, quindi per noi è una cosa anche nuova. Non sappiamo neanche dove andare. Esatto, adesso lui ha acceso qui. E noi scendiamo e andiamo a trovare tutti i cugini di Havel, perché mi ricordo che c'erano i cugini di Havel. Sì, c'erano bei personaggi potenti qua dentro, quindi... Che però è quel posto dove cadi giù anche, che ci sono... Che sì, sì, esatto, è un posto un po' buio, tetro. Siamo nell'oscurità. Esatto, adesso accendiamo la torcia. Probabile, sì. Direi di sì, per evitare di cadere come dei polli proprio. Esatto, qui non si vede praticamente niente. Ma questo è a tempo, no? Non è a tempo. Possiamo starci dentro tutto il tempo che vogliamo. Non lo so. Io direi di accendere la torcina intanto. Quello, la farfalla. Sta qua, eccola qua. No, farò ascetico. La farfalla. Polvere. Un po' più in là, eccola. Ok, andiamo. Però se tu non puoi tenere lo scudo così. No. Però intanto guardiamo un po' com'è la situazione. Ok. Qui possiamo scendere? Ah no, cadi giù. Bene, era così per vedere. Ma qua noi in poche parole cosa dovremmo fare? Uccidere tutti? Eccoli. Molto bene. Quello penso che sia un mago, devi stare un po' attento. Ce ne sono tanti qua. Ci sta quello che spara, che dà un fastidio enorme. Attenzione. Ci diamo la fuga. Il mago resta là, col cavolo. È un arciere poi. Bevi. No. Non ce l'ho fatta a bere. No. Perfetto. Ma noi tutte le volte che moriamo torniamo dal vecchio o torniamo al falò? Bella domanda. Io spero che torniamo dal vecchio. Comunque ogni volta che volete entrare qua dentro c'è bisogno di un'effigie umana. E tanto intanto ne abbiamo perché non le usiamo mai, quindi ci va anche bene. Ci va anche bene. Noi non le abbiamo mai usate, quindi tutto sommato ne abbiamo. Il problema è che sono forti. E quindi? Puoi gettare la spugna così? No, non ho detto che voglio gettare la spugna, però... torniamo al falò in pratica, quindi bisogna... Farsi la corsetta, andare là... Ah, lì sono morto io, bene. Quindi devi scendere lì a destra, a sinistra. Di qua? Sì. Ok. Vai fuori poco, tiragli una freccia. Ti ha già visto. Poco male, ti hanno visto tutti e tre. Poco male. Ancora mezzo colpo. Ok, questo è andato. Ci ha lasciato qualcosa. Cosa ci lasceranno questi? Falò ascetico, molto bene. Sta proprio questa qua, guarda. Che è la maga? È la maghetta.
Non fai prima con l'arco? Mi ha preso pure a me. Bevi. È perché c'è dietro l'altro con l'arco? Sta tirando una magia? Attenzione, spada, spada. Ti prende. Vai di spada, va. Scappa. C'è l'arciere. Attenzione. Cosa ti toglie la... ho capito che mi toglie, ma io... Come devo fare? Questo è quello più difficile dei tre. Arrabbiare con me. No, è che... Voi non vedete lo sguardo che mi fa. Io sono qua seduta, non ho commentato, non gli ho detto bevi, non gli ho detto niente. No, bevi l'hai detto. Prima, però no, non era pericoloso. Pure... Ah, quindi ci sono anche i bevi pericolosi. Ci sono i bevi pericolosi, però ci sono anche i bevi buoni. I nostri resti. Ma noi non è meglio che gli mettiamo una pietra di luce sulla nostra spada? Visto che questi saranno delle profondità. O no? Una cagata che ho detto? Sto cercando di farne venire uno alla volta, ma... Ma non Bello. È cosa proprio. Ecco, quello viene. No. Ma tu non lo puoi mirare? No, non ci arrivo a mirarlo. Abbiamo sterminato col fuoco questo. Guarda, è più facile, mi dicevi. Sì. Non gli ha fatto così niente questo. Occhio che c'è dietro anche l'arciere. Curati subito! Bravissimo. Attento al baratro là. E rimasero 6 notti, 6 giorni qua dentro. Sembra. Attento al buco. Però. Morto? Sì. Molto bene, adesso dobbiamo vedere attenzione ai buchi dove non dobbiamo cadere. Cosa fai? Devi leggere qualcosa, no? Solo accesa? Vabbè. Qua c'è solo il buco, giusto? Sì. Attenzione. Faccio la leva. Una leva da tirare per andare dove? Non lo so, un ascensore su cui scendere. Mm-hmm.
arriveranno subito un sacco di nemici? No, dai, forse no. Lì sotto ce n'è uno, tiragli una freccia, dico. No? Bene. Mi sa che è meglio che anticipi più che aspettare che ti colpisca lui, no? Forse è l'unico metodo per... Fin quando è uno... Si può fare. Ok, quindi devo andare per forza di qua. Partendo dagli eventuali buchi, di qua. E non siamo morti. No, quindi abbiamo fatto il primo. Il primo l'abbiamo fatto. Ah, mamma mia, con enorme fatica i primi tre. Sì. Ah, ma l'incenso del sempliciotto è rosso, hai visto? Risolvere l'incantesimo, sfera di fuoco. Adesso dove ci porta? Nel secondo? Boschi ombrosi, ma eravamo già nei boschi ombrosi. Esatto. Quindi cosa dobbiamo dirgli al pellegrino? Prova a parlargli. Hai guadagnato un grado. L'oscurità che ti circonda è più profonda di quanto immaginassi. Vediamo quanta oscurità puoi sopportare. Ha dei frammenti. Ma sì. I frammenti sparsi sono cresciuti gradualmente, assorbendo tutte le cose. Noi saremo i pellegrini di questi luoghi. Ah, ci picchia! Anima risonante. Siamo i pellegrini noi. Ti rendi conto? Ok, questo l'abbiamo fatto, quindi. Quindi non dobbiamo tornare lì, dobbiamo andare su. Dobbiamo andarcene. Attento. A cosa? All'armatura. Molto bene, ce l'abbiamo con i leoni, non si sa perché. No! Perché? Litighi con i leoni, ti butti giù. Qua lui è subito lì, vero? Ah sì, guardalo qua. Ah, ma è già attivo forse, perché tu gli hai già dato l'effigie, non sei morto dentro. Resta ancora aperto, no? Può darsi, però sono morto dopo. Ma chi se ne frega se è morto dopo, non dentro. E questo come sarà? Peggio di quello di prima. Beh. Ma non imperterriti. C'è acqua. Ma ci puoi camminare. Ah no, attenzione, vedi che c'è una strada, che se no cadi. Ah certo, ho visto che c'è una strada. Comunque consigliamo a tutti quelli che vogliono, attento che cadi da lì. Tutti quelli che vogliono andare qua di aumentare l'illuminazione, perché noi prima siamo andati con l'illuminazione normale e non si vedeva assolutamente niente. Giusto? Ah bel! Ciao! Devi prenderlo da dietro, Abel, forse. No. Bevi. No. Mi sembrava una buona idea quella di dirti di bere. No? Infatti è stata una buona idea. Vai tu più avanti di lui. No. È scatenato. Caspita, non me lo ricordavo così scatenato. È scatenato. Ma poi noi non possiamo fare tutta una corsa. Ma che tiri del joypad in giro? Mazzola, tanto che cerca di tirarsi su.
benissimo che se n'è andato. Ci ha lasciato qualcosa? No. Assolutamente niente. Assolutamente niente. Adesso vediamo se riusciamo a fare con l'arco. Ho visto una visuale cadente. Io vorrei capire da dove è uscito quello. Io penso che si muovano a branchi di tre. Molto anche questo, molto bene. Ok, andiamo avanti. Vediamo okay, un po' dove andare. Ma possiamo dire che nell'altro cosa che abbiamo fatto abbiamo messo i palo ascetici e sono veramente tosti? Mamma mia! Ah, qua dobbiamo accendere questa. Eh sì. Quindi ne troviamo tre. Non ho detto che sono branche di tre, ne troviamo no, tre. Ma poi ce ne sono altri. Accendiamo qua, e altri tre. Secondo me ce ne sono altri tre qua. Io direi di andare con la torcia finché si può. Eh sì. Ma sei venuto da qua? Eh sì, e di qua devo andare. Ah sì? Eh sì, perché io sono venuto da lì, no? Ah, ah non lo so. Sai che io su questo non riesco a orientarmi. Attenzione. Là ce n'è uno. E c'è la nebbia di là. C'entra qualcosa? No. Ah, preso. Pensavo non l'avessi anche preso. Però cerca di spostarsi un po'. Sì, bisogna giocare d'anticipo con questo. Sì. L'altro palo. La nebbia è andata via, o sbaglio? Sembra. Dentro ci saranno altri due qua. Ma quello era un buco? Qua arrivi all'inizio, no? No. Ah, qua dentro? Ha fatto anche il secondo. È andato via anche il secondo, manca il terzo. Che sarebbe dove? Il terzo è quello della gola nera. Ok, attenzione. È tosto questo. Sto arrivando su anche l'altro. Non l'ho preso perciò. Dovresti andare piano piano. No. Non riesce ad andarsene, tre ore. Ok, questo è morto, giusto? Sì, è rimasta... Il mago. O la maga, via che sia, che è là sotto. Io non so se posso andare fino là sotto, cioè buttandomi non muoio, capito? Allora sai com'è? Vale, tu ci puoi entrare? Sì.
capire dove dobbiamo andare, di qua. Mi sa che dobbiamo andare di qua adesso, perché fatti quei tre. Possiamo andare di qua e di là, giusto? Sembra. Dentro c'è un lupo qua. Ah, qua c'è quella da accendere, perfetto. Non riuscivo a passare. Allora, questa parte qui è andata. Adesso dovrebbe essere qualcuno qua. Uno è là. Stessa cosa di prima, mi sa. Molto bene. No. Ti avevo visto morto così per un attimo. Ma noi non ce l'abbiamo un martellone come il suo. Vedi che è un faccione che va indietro per chiamare i suoi amici, magari. Quante ne ha ancora? Morto. Dovrebbe essere molto morto adesso. Hai visto che c'era sotto l'altro? Altri due? Sì. Piromante lì è... No. Ma mi sa che da qua ti sparano su. Molto bene. Non ti becca lui, mi sembra, no? Che vedo che non si sposta ancora un po'. C'è la miseria, mannaggia. Sta venendo su. Molto bene. È andato anche lui. Bisogna fare solo a lei. Guarda di non cadere giù da qualche parte, perché questa mi sa che... Non ho capito cosa è successo, ma lo stesso. Non hai... Non ho proprio niente. Ok, molto bene anche questo. E adesso si è aperta la... La? La nebbia che stava qua. E mi devo buttare giù. In questo buco qua? Eh.